Ciao ragazzi, bentornati con un nuovo video. L'avevo appena finito questo video, poi ho verificato e si bloccava tutto perché sembra che con una porta USB il microfono mandava in palla il computer. Quindi rifarò tutto quanto da zero. E se già prima questo video era poco fighetto, ora sarà ancora meno fighetto. Allora, 2 giorni fa mi sono visto i creator dal vivo e la cosa più bella è che li ho visti gratis, no? Sono andato al Rocking Castle grazie al mitico Christian di Footblaster che aveva bisogno di qualcuno che consegnasse i trigger della Footblaster a Ventor e ha trovato in me e nel mio amico Edoardo i mitici re magi del trigger che hanno consegnato questo pacco al nostro idolo. Quindi siamo beccati gratis creator Suicidal Tendencies con il mitico Brandon Petsborn, di cui ho fatto un video che l'ho riconosciuto nel backstage e non mi sembrava vero che qualcuno gli avesse chiesto una foto. Abbiamo visto poi i Mastodon, i Megadeth, con tutta la simpatia di Dave Mustaine, ma parliamo di Ventor the Creator, e in questo caso grazie a lui e anche al suo drum tech Mattias, perché sono stati di una gentilezza, di un'educazione, di una cortesia veramente di altissimo livello. Come dico sempre, quando vedi queste cose è ancora più figo conoscere gli artisti. Poi su queste cose io sono abbastanza estremista, cioè tu puoi essere bravo quanto vuoi, ma se sei un coglione maleducato non me ne frega niente, proprio non mi rappresenti niente. Se come essere umano non vali nulla, non sarò valutato come batterista, non mi interessa. Invece in questo caso Ventor è stato veramente, veramente un signore, quindi grazie a lui, grazie a Mattias, grazie a Christian della Footblaster che ha permesso che i re magi potessero andare a consegnare il trigger, ma soprattutto potessero vedersi gratis questo popò di gruppi. Quindi grazie Christian, il tuo favore non verrà dimenticato. Quando hai bisogno di qualcuno che vada a consegnare trigger, che ne so, Metallica, Iron Maiden, ci penso io. Ok, poi ci vediamo, parliamo di Ventor Live, Master of Rock, 15 luglio 2017. Allora, Ventor è nato, se non ricordo male, nel 66, l'ho visto prima, diamo subito una controllata. Aspettate, Ventor Drummer. Voi direte, ma scusa, non sei preparato prima? Ma lo sto leggendo. Questo non è un canale da fighetti, ciccio. Conosco il creator da prima che tu venissi concepito, quindi se no, un momento, fate 66. Il primo disco l'ho fatto a 19 anni, è uscito quando aveva 19 anni, 85, quindi l'ho registrato quando aveva 18, qualcosa del genere. Beh, batterista se sempre stato nei creator, è uscito un paio di volte, è rientrato, dice, 2 volte per motivi personali, ma comunque lui è il batterista dei creator, punto e basta. Creator, band thrash metal tedesca che ha influenzato tutto quel sound del thrash tedesco insieme ai Sodom, che è un thrash diverso da quello americano, ma ripeto, non voglio andare troppo sui dettagli perché ci sono persone che su questo argomento sono molto più ferrate di me, quindi io mi limito di parlarvi di Ventor. Ci vediamo insieme a Gods of Violence, appunto dal live Master of Rock 15 luglio 2017. Avvicino il microfono, cosa che avrei dovuto fare prima, e abbasso il volume che si sente meglio. Per la cronaca non c'è il microfono fighetto, infatti l'ho avvicinato ma questo è staccato. Cazzo, l'avvicino a fa. Abbasso il volume generale così sentirete bene, così le tue orecchiette da metallaro fighetto non rimangono ferite. Tra l'altro dopo il live dei Cripple e quello dei Megadeth c'erano i timpani veramente sfondati, ma questo non è un canale da fighetti e io quando faccio queste minchiate ne vado più fiero che mai. Via! Prima cosa che si vede quando vedi questi qua suonare è che sono cresciuti, hanno imparato con i trigger non c'erano, quindi picchiano come dei maledetti. Tuppa tuppa con il Charleston rigorosamente raddoppiato, perché nel thrash metal di queste cose non esistono i tuppa tuppa dimezzati o con meno note, ci sono quasi tutte, o almeno ci dovrebbero essere tutte, mitico tuppa tuppa col mitico Charleston a serpente, perché sibila, questa cazzata non è mia, ma perché? Okay.
bello tutto rimshottato, rullate potentissime, proprio si vede che ha imparato a suonare con i trigger, neanche esistevano. Occhio alla rullata, stessa cosa di prima. Di polso brutalissimo. Notare che la batteria, come vedete, è microfonata da sotto, cioè non ci sono gli overhead sopra, ma loro microfonano i piatti dal basso verso l'alto, anche secondo me per questioni estetiche, perché alla fine il problema principale di quel tipo di microfonazione è che da vedere spesso dal vivo è una merda, quindi sotto è molto più figo. Cioè, è figo perché non lo vedi. Questa è la testa di un soldato che c'era anche al Rocking Castle. Veramente un pupazzetto, non è che sia un metal, ma non così tanto. La batteria in questo festival è più piccola rispetto a quella di Rock in Castle, perché Rock in Castle, o almeno per quel tour che ho visto io, ha aggiunto tre Rototom qui, e se non ricordo male qualche piatto in più. Comunque ho messo la foto all'inizio video, potete fare i paragoni. Qua ha tre tom e un dimmer. Occhio qua, il microfono è lo stesso, gli overhead sono da sotto, dal basso verso l'alto, quindi il microfono, i piatti, vedete? Da sotto verso sotto. Ah, poi ci sono i mitici piatti, questo è un nuovo termine, i piatti a pentolaccia, quando sono così, no? Tipo, anche se il vero piatto a pentolaccia è quando è altissimo, tipo il Battista dei Venom, in questo tour di adesso che c'è i piatti a pentolaccia alla cieca. Il piatto a pentolaccia è quando è così, come in questo caso il China. Ci manca solo un martello per colpirlo. Doppia cassa old school di gamba totale, occhio qua. Bello brutale evento, mi piace, bello old school. Skank downbeat, quindi con rullante in battere. Rullata sono i classici quads, due con le mani, due con i piedi, tacca tu 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 tu. Qua abbiamo un altro microfono, questo invece non è dal basso verso l'alto, ma è dal medio alto verso il basso, che probabilmente prende il ride, e qua dovrebbe prendere qualcosa anche del Charleston.
Occhio alla coratura del Tom. Siamo 14 che il suono della profondità. Mitico Ventor, piatti minor, questa cosa degli MV20, però questo non mi sembra un MV20, vedere qua dalla finitura. Purtroppo non li fanno più, i miei piatti preferiti, i miei cena preferiti. Quindi Mitico Ventor, grazie a lui e a Mattias per l'ospitalità, è stato un piacere immenso passare un po' con loro. Chiunque di voi, adesso faccio una domanda, se conoscete il Ventor Beat, so che Ventor ha un suo tipo di ritmo, dovrebbe essere quello con la cassa in terzine e mano in ottavi, però non voglio dire una stronzata, quindi chi di voi sa che cos'è il Ventor Beat, cortesemente me lo mette nei commenti, perché mi farebbe piacere fare un altro video su di lui in cui parlo anche di questo suo ritmo. Ho delle idee, ma so che tra di voi ci sono diversi fan accaniti di Ventor, non voglio dire cazzate, ma anzi voglio sapere cosa ne pensate e come potete aiutarmi. Un abbraccio ragazzi, a presto, ciao!